Ci troviamo nel Museo della Terra Pontina, il finissage della mostra di pittori piccolini che hanno avuto il premio Magna Grecia. Questo finissage lo facciamo oggi e ci sta anche l'ambasciatore, ci sta il presidente dell'UNESCO, la direttrice della scuola elementare Gianni Rodari, che verrà tra un po'. E ci farà onore di questa visita e parlerà dei bambini, perché i suoi bambini della Gianni Rodari hanno partecipato a questo concorso internazionale. Vogliamo ringraziare Bruno Mancini, perché è stato anche uno sponsor di questo evento importante internazionale. A 360 gradi ci sono stati premi. Ma grandi personalità dello spettacolo, delle scienze, dell'arte, del teatro. Bruno Mancini ha stampato questa antologia Penne, note e matite nell'anno 2017 per il premio 8 milioni, di cui sono la vincitrice, Milena Petrarca, con l'opera Le due muse, che poi vedete anche sull'antologia, è stata riprodotta. Allora, vogliamo fare un omaggio a Bruno Mancini, questo grande dell'associazione di Ischia, e dedichiamo una poesia sua. Allora, agli angoli degli occhi, sotto pigrizie amiche, prepara morte, nostalgia. Passa più parti, lampo di tempo, indietro, indietro secoli, e sempre, come sempre, cambia, se non adesso, a morte. Alla viola nasce il pensiero, e posso ancora muovermi, venirti accanto, e senti la corteccia vecchia e inutile. Bruno Mancini è il presidente di questa associazione Ischia Lila, e raccoglie tutto il mondo. È un uomo sensibile e che riesce anche lui a fare a 360 gradi dei premi importanti di poesia, di letteratura.